Prima di iniziare la rassegna, vogliate concedermi un ringraziamento a tutti gli occhietti neri che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. A voi spettatori in sala, ai poeti che hanno contribuito con i loro lavori a dare lustro e prestigio alla nostra manifestazione e ovviamente ai giurati che sono qui al mio fianco. Passo la parola alla dottoressa Anna Ghisca, operatrice culturale responsabile del Museo della Civiltà Contadina di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. Molteplici i convegni e i seminari presieduti sul tema delle minoranze linguistiche e culturali storiche in Calabria. Sistemi di scrittura dei dialetti romanzi e loglotti dell'Italia meridionale e insulare. Collabora con note testate quali Catundi In, Paese Nostro, la rivista Italo Albanese di Civita, provincia di Cosenza, LEM, rivista dell'Istituto Culturale Mocheno, provincia di Trento, Apollinea, rivista del territorio del Parco Nazionale del Pollino, Castrovillari, provincia di Cosenza. A te la parola, Anna. Buonasera a tutti. Io voglio prima di tutto ringraziare Elisabetta Ricci, una mia carissima amica, per avermi proposto di far parte della giuria. Valutare 600 e rotte poesie non è stata una cosa facile. Io ho cercato di valutarle nel migliore dei modi e ho cercato di medesimarmi in coloro che hanno scritto queste poesie. Perché io ritengo che la poesia sia espressione dell'anima, sia espressione di ciò che uno sente e vuole poi scrivere su un foglio. Io scrivo anche poesie, non sono poeta. Io credo che i poeti siano anche persone erranti, che solo scrivendo placano quello che hanno dentro. Io credo che i vincitori siano tutti quanti. Perché già chi scrive è vincitore di se stesso. Ringrazio Anna.